Ciao a tutti ragazzi, qui è Xavian e bentornati su Age of Empires 2 e la campagna di Giovanna d'Arco. Ebbene, siamo arrivati alla seconda missione, la Pulzella d'Orléans. 26 marzo, Chinon. Un conto è vedere dei soldati allo sbando che si fidano di un adolescente. Un altro è essere testimoni quando quella ragazza riceve il comando di un intero esercito nazionale. Ci riempì d'orgoglio quando sentimmo gli araldi del Delfino proclamare Giovanna la Pulzella, comandante dell'esercito di Francia. Per conferirle l'aspetto di un generale, il Delfino donò a Giovanna un imponente cavallo da battaglia e una corazza bianca. Giovanna mi disse di cercare un'antica spada sepolta sotto l'altare di una chiesa del posto. Ero scettico. Ma non solo i miei uomini trovarono l'arma arrugginita, scoprimmo anche che la spada era appartenuta a Carlo Magno, progenitore della Francia. Non metterò più in dubbio le sue parole. Ancora visibile sull'Elsa c'era il giglio. Giovanna ha adottato il giglio come suo simbolo e lo sfoggia sul suo stendardo. Ovunque vada Giovanna, porta con sé lo stendardo e così ci accompagnerà fino a Orléans. La città di Orléans è una delle più belle di tutta la Francia, ma è assediata dai nostri nemici, l'Inghilterra e la Borgogna, e sta per cadere. Questa guerra va avanti da 100 anni, con ben poche vittorie per la Francia. Il popolo di Orléans ha bisogno di un salvatore. Avranno Giovanna d'Arco. Yup, e anche un po' di fortuna se tutto va bene, perché mamma mia, sta missione. Bene, obiettivi principali: Giovanna deve sopravvivere, la cattedrale di Orléans deve essere abbattuta, scorta Giovanna a Bleu. Così che posso comandare l'esercito francese, non continuo perché non so esattamente. Blah, non lo so. L'esercito francese è vincolato all'età dei castelli e a una popolazione di 125. Questa è una cosa buona. Affrettati di aggiungere Orléans prima che gli inglesi possano causare gravi danni. Fai attenzione alle truppe inglesi a sud del fiume. Non dimenticare di incontrare il tuo esercito a. Vabbè. Non. Appena i rifornimenti arrivano a Orléans, sarai in grado di rafforzare le tue truppe. I cavalieri franchi sono in grado di occuparsi degli acciai, arco lungo e delle armi d'assedio degli inglesi. I castelli franchi forniscono un'eccellente difesa e sono economici, è vero? Utilizza il mercato per commerciare risorse fino a quando non potrai avventurarti al di fuori della città. I castelli inglesi sono presidiati da numerose unità. Conviene organizzare una vasta forza d'attacco prima di tentare di assalirli. Ci sono delle ottime fattorie a ovest di Orléans, ma si trovano al di fuori delle mura cittadine e sono vulnerabili. Gli esploratori riferiscono: Giovanna e la sua scorta stanno partendo per l'Orleona. Ah, mamma mia, perché? A Blois? Perdonatemi. La attendono rinforzi e rifornimenti. Infine, l'esercito deve raggiungere la città di Orléans, oltre il fiume, e liberarla dall'assedio inglese. Gli inglesi hanno diviso il loro esercito, circondando Orléans da entrambi i lati e occupando numerosi castelli. A nord c'è l'esercito degli inglesi del nord. E a sud l'esercito degli inglesi del sud. Avrei bisogno dell'equipaggiamento d'assedio per distruggere i loro castelli. L'accampamento dei borgognoni si trova a est. Inizialmente non sono una vera minaccia, ma se lasciati soli addestreranno un notevole esercito di fanteria. Io sono il duca d'Alençon, mia signora. Cavalcherò al vostro fianco fino a Orléans. Ok, quindi abbiamo un paio di unità eroiche. Facciamo una cosa, mandiamo l'esploratore avanti piuttosto che lasciarlo col gruppo 1, così può cominciare a gironzolare. Però ora che ci penso, mi pare che ci sia un'unità Buona fortuna, Giovanna. borgognone. La nostra città ha bisogno d'aiuto. Oh Arrivano sì. gli inglesi. Allora, facciamo una cosa, facciamoli avvicinare. Perché così quel monaco, in teoria. Che Questa marmaglia cos'è borgognona non quell'unità? ci fermerà. Costili. Sì, hanno definitivamente. Ma che diamine? Hanno definitivamente rifatto qualche cosa delle campagne perché sono uscite fuori ovviamente le civiltà siciliana. Manca farla apposta. E i borgogna. I borgognosi. I vergognosi. I borgognoni comunque. Quindi questo vuol dire che ci saranno anche unità diverse per loro, perché queste non le ho mai viste assolutamente. Quindi sono molto contento di aver scelto di non, cioè di rifare la campagna così. La Ogliente, ogliente.
Ma questo guerriero, onestamente, lo possiamo usare per andare un po' in giro, perché rallenterebbe troppo le nostre forze qui. Blah! Ecco come si dice, grazie. Com'è che ha detto? Come Orléans? Aspetta, scusami. Allora, io non ho detto Orléans perché so il francese, ragazzi, assolutamente. Anzi, direi che l'ultima cosa che so è il francese. Però, se c'è una cosa di cui sono sicuro è che nel vecchio Age of Empires lo chiamavano Orléans. Proprio sicuro. Proprio al 100%. Allora, se non ricordo male, da queste parti c'era un porto che ci permetteva di evitare un sacco di casini con la roba che ci sta. Ehi! Che ci sta per raggiungere la città principale. E a questo punto mi sento come se non sapessi completamente che caspita sto dicendo a livello di francese, eccetera. Possiamo trasportare 10 unità alla volta, quindi qua cerchiamo di far arrivare intanto Jojo. Ok, Jojo è passata. Questi per ora rimangono qua e gli faremo fare ovviamente un altro giro. Tanto non dovrebbero esserci pericoli. Mamma mia, mi sono spaventato per un attimo, ho detto qua, ho detto non dovrebbero esserci pericoli e ho sentito i balestrieri tirare a bestia proprio. Ok, qui c'è il ponte, quindi direi che facciamo scendere tutte le nostre unità qui. Ok. Va bene. No, voi state venendo qua un attimo. Voi dovete tornare qui immediatamente. Dobbiamo cominciare a far lavorare. Voi dove state andando esattamente? Scusate. Cioè, non voglio sbloccare per il momento le fattorie che sono qua. Siamo salvi. Perché letteralmente rischieremmo solamente di triggerare altri attacchi in zone dove per il momento non posso completamente difendere. Quindi cerchiamo di far arrivare intanto sta roba al suo posto e poi ci si pensa. Ok. Non abbiamo per ora ovviamente risorse, ma le avremo non appena queste arriveranno sul posto. Forse dobbiamo arrivare al centro città. Evviva! Giovanna D'Arco ha portato dei rifornimenti. Adesso possiamo rifocillarci e avremo le forze per assaltare uno dei castelli inglesi. Ma tu da dove sei arrivato? Wait, what? Questo non era qua sicuramente. The Fudge. Allora, adesso il problema, ragazzi, è che questa città da difendere è molto molto estesa. Attaccano da praticamente tutti i lati. E la cosa migliore che possiamo fare è cercare un attimo di dividere le nostre unità e cercare di utilizzarle in una maniera tale da poter difendere due lati diversi nello stesso momento. Perché, come dire, sarà molto molto fastidioso come inizio questo. Allora, che cosa possiamo fare? Abbiamo qualche mulino all'interno della città completamente, va bene. E la domanda che mi viene spontanea è: possiamo già, cioè questi balestrieri prenderanno gli aggiornamenti del fabbro? Perché a volte succede che purtroppo non pigliano, soprattutto se sono unità che ti vengono date direttamente dal gioco. Ecco un mulino, perfetto. Ah, già abbiamo il potenziamento. Abbiamo qualche falegnameria, roba del genere? Purtroppo no. Allora, la cosa migliore forse che possiamo fare è cercare di passare all'età dei castelli al più presto possibile per poter fare poi un centro città. Effettivamente parlando. Vediamo. Allora, abbiamo Fletching. No, queste unità non vengono potenziate. Quindi tutte queste unità sono tipo quasi inutili. Beh, vediamo un pochettino che cosa possiamo fare. Intanto cerchiamo di sfruttarle magari all'interno delle torri e pazienza. Allora, per fare... Ok, per arrivare alla prossima età dobbiamo semplicemente comprare un po' di cibo. Facciamo così. Passiamo subito all'età dei castelli e poi cerchiamo di costruire immediatamente un centro città. Allora, voi dovete andare in modalità difensiva perché, onestamente, se cominciate a inseguire la prima cosa che passa,
Veramente è finita. Adesso abbiamo una buona visuale di tutti i dintorni, però ci servirebbe un pezzo di esploratore che facciamo subito. Allora, legna però ne abbiamo abbastanza, quindi facciamo intanto un po' di cibo. Perché credo proprio che quello ci aiuterà a mettere su le nostre unità principalmente. Allora, per quanto riguarda i francesi, per essere un po' più specifico, come dicevo anche nei suggerimenti, le unità a cavallo sono molto molto forti. Infatti l'esploratore a cavallo ha un po' più HP rispetto al normale, e i cavalieri sono in teoria molto più forti rispetto alla base, diciamo così, a quelli là normali. Cioè, se becchiamo un cavaliere francese contro quasi tutte le altre civiltà, praticamente vincono quasi sicuramente i cavalieri francesi. Cioè, non usano, purtroppo non hanno tipo il potenziamento per tipo puro sangue, non mi ricordo bene come si chiama però in generale sono molto molto potenti, veramente temibili. Infatti sono molto forti in team game e quant'altro. Ah, tu. Ok, adesso cominciamo a mandare magari qualcuno lì. C'è una, come si chiama, un avamposto inglese, niente di troppo particolare. Ancora non hanno cominciato con gli attacchi. Vediamo, a proposito, possiamo costruirci il castello? Sì. Allora faremo una cosa intelligente, perché oltre a costruire il centro città, quindi ci serviranno anche un pochino più pietre, perché dobbiamo fare un centro città necessariamente tipo qua, in questo punto qui, e prende per niente il possesso di tutte queste fattorie. Oppure, se qua c'è abbastanza legna, vediamo se non è necessario per forza andare a difendere qui, perché è un po' un macello difendere quella zona. Cioè, quindi andare a difendere questo punto specifico viene molto più facile in realtà. Peccato non lo posso costruire là, ma vabbè, tanto è un centro città, non dovrebbero esserci problemi. Ok, perfetto, allora mandiamo quindi qualche altro abitante per ora a costruire, anzi mandiamone un bel po'. Oh, caspita, ho premuto per sbaglio sulla risorsa, quindi rip qualche cosina. Il ponte per fortuna ci dà informazioni se arrivano nemici o meno. Però, allora, un'altra cosa che possiamo fare, ora che ci penso, è freccia con punta di metallo, così possiamo aumentare ulteriormente il range e il danno delle nostre torri, e quindi cercare di gestire la situazione ancora meglio. Soprattutto, dopo che avremo il nostro centro città up, sicuramente costruiremo quindi un castello in questo punto qui, in modo da difendere questa zona, e dovremmo essere più che a posto, abbiamo loro a nostra disposizione. E credo che questa volta effettivamente verrà molto più facile difendere, perché praticamente se io cioè fino a quando non ho abbastanza pietra, soprattutto fino a quando non trovo un po' di pietra, praticamente diventa veramente un inferno difendere anche questo punto qui, perché la zona è tipo gigante, ragazzi, veramente grande. Quindi veramente non ne vale la pena. Ok, tu, cioè magari possiamo costruire letteralmente qualcosa qui. Oh, siamo sotto attacco. Ok, stanno solamente distruggendo questo porto, però sappiamo che stanno arrivando da quel lato, va bene. Quindi cominciamo magari a preparare le unità per quel punto. E credo che attaccheranno insieme. Ecco. Ecco, capito cosa voglio dire con difendere questo posto è un po' un casino. Perché succede questo esattamente. Cioè, il computer è un po' cattivo, perché non ti dà manco il tempo di cominciare che già ti attacca il punto nuovo appena costruito. Oh. Ok, vediamo se possiamo direttamente fare qualcosa qua. Vorrei costruire un monastero per essere sicuro che non mi uccidano tipo Giovanna d'Arco o roba del genere. Ok, in oro ne abbiamo abbastanza di persone. Di ora andate, vediamo. Giovanna d'Arco sta benissimo. Ecco quanto odio quando separano le unità così, guardate. Cioè, arciere uno qua, uno là. Vabbè, abbiamo già così sbloccato quest'altra roba. Vabbè, pazienza. Se dovesse saltare, rip. Ok. Vediamo dove vanno ad attaccare. Indovinate dove vanno ad attaccare.
Vabbè, mandiamoli all'attacco. Guarda che sono cavalieri più forti dei miei in questo momento, perché i miei non prendono... non prendono potenziamenti. Allora, lascia bipenne così. Abbiamo roba. Vabbè, da un lato è buono perdere questi cavalieri e balestrieri, diciamo, inutili, perché... non letteralmente non è inutile tenerli. Allora, arrivati a questo punto, vogliamo continuare un attimo a esplorare e cercare un attimo un po' di pietra, perché da qualche parte dovremmo trovarla. Soprattutto, ecco, cioè, che cattiveria. Come potrete immaginare, questa missione potrebbe diventare incredibilmente frustrante in molto poco tempo. Chissà se questo esploratore a cavallo ce la fa a uccidere quel arciere. Allora, facciamo una cosa. Compriamo un po' di pietra. Poi mettiamo un bel castello qua, proprio. Guarda come lo sta caidando. Aspetta, vediamo se possiamo farlo andare verso la torre. Nice. Oh. Ok. Niente di particolare. Oh. L'avevo visto, invece, sti fedenti. Ok, le mie unità... per ora vengono curate, perché non mi va di perdere roba gratis, diciamo. Cioè, sì, sono un po' inutili, ma perderli gratis anche no. Allora, vediamo se vanno ad attaccare. No, vanno ad attaccare il cancello principale, quindi mi fanno un favore, onestamente. Perché diventa molto più facile per me difendere. Ok, castello fatto, meraviglioso. Allora, qui, per quanto riguarda l'unità speciale, abbiamo i lanciatori di ascia, che sono un po' strani, perché è una fanteria in grado di attaccare a distanza. Fortissime contro fanteria, ma debole contro arcieri e armi d'assedio. Cioè, praticamente l'esatto contrario di quello che vogliamo in questo momento. Perché non vogliamo assolutamente unità che siano deboli contro arcieri, perché, come dire, i britannici utilizzano molto bene le loro unità a distanza. Oh, oh mio Dio. Bastano dei... ehi, aspetta un attimo. Oh, caspita, stanno attaccando più lati in questo momento. Ok. Ok, ha missato hard. Andate. Allora, direi che vogliamo aumentare l'armatura delle nostre unità fanteria. Cioè, non fanteria di sicuro. Dobbiamo fare anche un'università qua. Abbiamo bisogno dell'università per potenziare la precisione delle nostre torri, eccetera. Ok, qui è a posto. Cioè, guardali come girano dappertutto, sti disgraziati. Ok. Allora, cominciamo a fare anche altri abitanti del villaggio, giusto per avere a disposizione altro cibo. Viper 92 nel frattempo si è unito alla nostra conversazione qui. Ma signor Monaco, magari... aiuti un pochettino di più qui. Allora, il nostro esploratore a cavallo è full vita finalmente. Allora, abbiamo allevamento, che praticamente serve per aumentare la velocità di movimento dei nostri cavalieri e quant'altro. Cosa che effettivamente potrebbe risultare incredibilmente utile. Questa zona, diciamo che è molto più spoglia di quanto me la ricordassi, caspita. Cominceremo a fare quindi abitanti del villaggio che ci permettano... che cosa? Convinti proprio. Allora, intanto il nostro esploratore deve trovare, se possibile, qualche pietra da qualche parte. Dobbiamo farlo per forza, perché dobbiamo cominciare a pensare un po' a poter costruire qualche altro castello, giusto per stare più tranquilli. Perché naturalmente continueranno a mandare queste ondate così. Sarebbe molto più facile costruire altri castelli. Abbiamo trovato oro. Ora facciamo una bella farm di quelle con la nocca. Ora che ci penso qua. Ok, giusto. Mi pare che i francesi hanno anche i potenziamenti per quanto riguarda le fattorie praticamente gratis. Quindi le loro fattorie sono fenomenali. Ok, qui abbiamo trovato la pietra, però adesso la domanda è, vogliamo investire in un altro centro città da queste parti? Oh, cosa? Ok, solamente un arciere che pensava di essere un po' troppo
convinto. Un bel po' di gentaglia qua. Ok, cominciamo a fare dei cavalieri nuovi. E che soprattutto abbiano armor per... Ah, il monaco no, eh. What? Ah, tu tornatene in base. Jojo sta bene, per fortuna. Ok, cominciamo subito a preparare un bel po' di unità. E quant'altro. Cioè, guardali, guardali dove arrivano. Maledetti. Allora, statene qua. Scusatemi, signori, ma voi non siete benvenuti qui. Assolutamente. Ecco, meno male che ho fatto sto castello, che, perché succedeva proprio questo ogni volta. Oh oh. Vabbè. Aspetta un momento. Perché ecco. Devo fare feritoie. Feritoie c'è. Perfetto. Perché letteralmente ci serve. Ok. Oh. Cioè, questa missione, per questo dicevo, ragazzi, che è incredibilmente frustrante. Perché arrivano ondate di attacchi tipo costantemente. E non avete quasi il tempo di respirare. Su certi punti. Cioè, perché ci sono tantissimissimi nemici effettivamente da gestire. Oh, poi il problema è che ti attaccano anche con un'unità. E quindi parte giustamente la campana. Eccetera. Oh, caspita, però sto scappando. Oh, vabbè. Whatever. Ok, possiamo potenziare l'attacco adesso dei nostri cavalieri. Allora, la domanda è se vogliamo, tra virgolette, rischiare quindi quest'altro centro città per avere un po' più pietra a nostra disposizione. In effetti la pietra... Oh, aspetta un momento qua. Cosa c'è qui? Naturalmente il problema è che le torri vengono outrangeate dagli arcieri, arrivati a un certo punto. Tranne questa. Questa è un po' più intelligente. Ok, quello per fortuna ha deciso di smettere. Vediamo se riusciamo a scammare un arciere, così per curiosità. Ma in effetti è worth oppure no? Yoinked. Non mi interessa perderlo onestamente, l'arciere preso in più, perché sinceramente non è manco mio, quindi... Whatever, totale. Ok. Gli arieti sono stati fermati, oddio che... Un po' troppa gente c'è. No, no, scappa. Scappa. Il monca non lo vogliamo. Allora, tu attacca il monaco. Se pare brutto, ma... Così, mamma mia. C'è una forza abbastanza interessante questa volta. Dobbiamo spicciarci per contrattaccare. No, ci serve la pietra perché dobbiamo effettivamente... Riparare anche qualcosa. Quindi siamo un po' costretti a comprare un po' di pietra. Prendere questi e mandarli qua. Ammazzate questi. Ok. Vedete qua. C'è. Ah. Quanto è frustrante sentire tu. Che vuoi tu? Cioè, guarda. Dove mi mandano le unità proprio. Allora, dobbiamo fare un altro po' di abitanti del villaggio che magari arriveranno qui. Questo scout si è addirittura preso. Non attaccare, oddio, non attaccare. No, no. No, 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 no. Ecco, vieni qua. Insegui lui. Signore esploratore, deve fare un po' il l'eroe in questo momento. Che purtroppo, che caspia ci faceva là quel cavaliere se la vede lui. Ma... Va bene. Ha preso proprio una velocità pazzesca. Mi sa che abbiamo il vantaggio di allevamento rispetto ai nostri avversari per il momento. Caspia, ma io ho potenziato le cose sbagliate.
Probabilmente me lo direte pure nei commenti, però me ne sono accorto un po' adesso, tipo. Ah, che succede? Oh! Ah dai, pure voi! Mi ammazzano pure gli abitanti che mando. Cosa abbiamo esattamente? Ci sto attaccando niente troppo partito. Ok. Andate per fuori a quel paese, crepate, mentre che ci siete. Grazie. Qua che succede? Niente di che. Con balistica dovremmo essere totalmente a posto. Mura fortificata, ora che ci penso, questo potrebbe essere comodissimo. Ok, un bel po' di abitanti comunque sono arrivati a costruire, quindi siamo tranquilli. Questa missione, ragazzi, dura un sacco per il semplice motivo che purtroppo la quantità di unità che continuano ad arrivare da noi è troppo alta e non ci permettono di, tra virgolette, stare un secondo tranquilli. Quindi è un po' così. Allora, i mangani li dobbiamo eliminare. Vediamo se riusciamo a salvare questo cavaliere. No, purtroppo no. Mi sa che hanno balistica ora gli inglesi. Dalla loro. Tutti gli abitanti del villaggio devono cercare di scavare qua in questo momento. Però pure i monaci proprio. Stanno come il pane. Oh, dai, ci è arrivato. Allora, vogliamo cominciare a pensare a costruire il nostro laboratorio d'assedio. Magari lo mettiamo tipo qui. Caspia, c'era un altro fabbro. Non l'avevo visto. Ok, non abbiamo abitanti fermi, quindi adesso è arrivato il momento di esagerare, tra virgolette. Abbiamo un sacco di risorse. E possiamo permetterci quindi di fare un bel po' di roba, tipo un po' di scuderie in posizioni difensive. Andiamo un attimo indietro. Mi sa che mura fortificate in effetti non serviva perché non potevamo potenziarle queste, vero? Quindi niente prende purtroppo potenziamenti da noi. Vabbè. Ok. Ci serviranno arieti tipo a go-go. Non abbiamo più praticamente legna, quindi direi che... Ma che sta succedendo qua? Perché continuano ad andarci? Mamma mia, c'è un fiume di unità che sta arrivando praticamente piano piano. I nostri monaci sono un po' stupidi. Rimangono fermi tipo AFK per un po' troppo tempo. Oh, salvataggio in corso. Ho tenuto un pulsante che non sapevo nemmeno che facesse questo. Allora. Nel frattempo siamo anche sotto attacco da questa parte. Ok, grandioso. Allora, voi andate qua. Voi uccidete questo. Voi ammazzate quest'altro. Io ammazzo questo qui. Ok. Facciamo un bel po' di arieti e poi dovremmo essere a posto. In realtà mi sa che... Allora, fermi un attimo, perché adesso facciamo un attimo una bella strategia. Ops. Oh no, ho premuto... Spada da cavallo, no. Fermati. Che sta succedendo esattamente? Perché stanno suonando 800.000 campane. Cerco di capire... Ah, ok, il problema sta qua, vabbè. Non è veramente un grossissimo problema. Ma queste potrebbero diventarlo. Vabbè, ma in realtà... Ma chi è? What? Mamma mia, ma basta. Allora, facciamo una cosa. Separiamo un pochino le nostre truppe e mandiamole qua. Tanto sono arrieri, sono molto lenti e non dovrebbe essere un grosso problema. Ok, direi che a livello di... Ops. A livello di pietra ci siamo. Ho un piano, ma il problema è che non me lo faranno praticamente mai applicare a quello che voglio fare. What? Vorrei costruire un bel castello qui, perché così magari fermiamo tutto questo manicomio. Ok, questo cancello, questo muro è praticamente distrutto. Potrebbe essere un problema.
Ok, stanno arrivando. Sta arrivando la nostra cavalleria. Ora sì. Mandiamo anche questi abitanti a costruire questo castello. Cerchiamo di... Questi monaci sono proprio... da licenziare. Ci serviranno altri arieti, perché purtroppo non possiamo potenziarli oltre. Quindi siamo tipo... con le unità un po' scarsine per quello che dobbiamo fare. Allora, speriamo solo che questo castello riesca a uscire fuori, perché è un po' un rischio questo. Dobbiamo stare attenti anche a Giovanna d'Arco mentre che stiamo andando all'attacco, perché giustamente potrebbe essere una buona idea un attimo andare a riparare quel muro, eh. Quasi quasi, perché non costruire un castello tipo qua? Proprio cattivissimo. Così non dovremmo avere più problemi. Secondo me questi qua stanno andando ad attaccare il mio centro città messo qui sotto. Non lo so perché. È un mio strano dubbio, sospetto e quant'altro. Perché secondo voi dove stanno andando questi schifosi? Soprattutto perché adesso che ho costruito il castello hanno smesso di attaccare tipo costantemente? Ma... che faggi, man? E soprattutto c'è... il protocollo è chiaro. Beh, stanno andando lì. Va bene. Non è un big problem. Mettiamo qua i nostri monaci. Faranno lavoro. Oh, yes, sì. Yes. No, sono problemi vostri. Yep. Nice. Yep. Oh. Ah, che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Ok. Se magari i nostri cavalieri non facessero mo cavolate. Adesso facciamo solamente un altro po' di arieti. Oh, che meraviglia, proprio il silenzio. Cioè. Ah, ok, abbiamo. Ok, perché sono rimasti fermi? Non lo so. Oi? Cioè, non dico che c'è silenzio totale, però. È da un po' che stiamo sentendo sto dan 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 dan. Quindi direi proprio che ci siamo. Dobbiamo fare un bel attacco insistente da queste parti. Potremmo anche fare i petardi per distruggere un muro. Non so quanti ne servono esattamente, ma ne facciamo tipo 6. E poi li mandiamo contro il cancello principalmente. Così possiamo far entrare i nostri arieti direttamente. Ok, quella cena mi sembrava un po' sospetto. Sospetto. Allora, abbiamo altre cose da fare? No. Ok, allora qualche hotkeys ce l'ho ancora. Direi che siamo strapieni di materiali e possiamo fare tutto quello che vogliamo. Ci serve solamente un mercato per vendere un po' di carne, to be honest. Facciamo un po' di cibo in più. Ok. Vediamo un po' i nostri arieti che cosa possono combinare. Quanti ne abbiamo? Ben 7. 7 dovrebbero essere più che sufficienti. Giovanna d'Arco io per sicurezza la lascio fuori dai fight, per il semplice motivo che non mi va di fallire la missione, perché se per sbaglio dovessi perdere un attimo di vista la cosa potrebbe essere molto fastidioso. Ok, però a lui lo portiamo a spasso. Allora, poi col hotkey numero 3 mettiamo questi monaci. Ma ho l'impressione tipo... Boh, non so che cosa è successo, come mai hanno smesso di attaccare così tanto. Cioè, appena ho messo sto castello, stop, non attacco più. Adesso non mi va più. Non lo so cosa è successo. Ok, mo mi hanno sentito? Potrebbero. Ok. Allora. Il gruppo dei pedardi all'attacco. Vai, let's go. Comincia il nostro attacco. Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto più o meno. Difendiamo il gruppo dei pedardi. Devono poterci aprire un minimo. Cioè comunque danneggiare abbastanza il cancello, perché ci sono tipo 14.000 torri purtroppo. Se non li rallentiamo e boom boom. 3 soltanto ne bastavano. Ok, verso i castelli, let's go.
Di Rieti direttamente ai castelli, proprio non ce ne può fregare di meno di tutto il resto. Intanto gli Arieti, onestamente, qua onestamente non credo proprio che riusciranno a fare più qualcosa. Ah, vendetta, sì. Dai, dai. Poi non fate casino. Perfetto. Oh, missione compiuta quasi sicuramente, ragazzi, proprio pulita pulita. Il problema è tutto qui. In questa missione è un po' una questione di avere un po' di pazienza, perché giustamente vieni attaccato costantemente, devi difenderti da più lati. Però una volta che ti stabilizzi, tranquillissimo. Certo, guarda qua, un altro bel gruppo d'attacco c'è in arrivo, ma questa volta credo proprio che questi arieti faranno il loro lavoro. Yup, 8 arieti su un castello proprio smeltato. Dato che siamo un popolo generoso, vi permetteremo di rimanere a Orléans. Ma la Francia adesso appartiene all'Inghilterra, non dimenticate. Va bene. Giovanna ebbe una visione e ci disse che sarebbe rimasta ferita a Orléans. Nell'infuriare della battaglia, una balestra la disarcionò. Non potevamo credere alla nostra sfortuna. Ma quando portammo via Giovanna dal campo, la battaglia era vinta. Orléans era libera. Quando entrammo in città, il popolo intero ci acclamò dalle finestre, dai tetti e dalle strade. Spararono colpi nel cielo notturno e urlavano a squarciagola il soprannome di Giovanna. La pulzella! La pulzella di Orléans. Oh, vediamo un po' la mappa, ragazzi, prima di concludere quest'altra missione definitivamente. Qua praticamente questi proprio i pezzenti che non hanno fatto nulla. Vediamo dov'era l'accampamento Borgognone. Ah, caspita, c'è. Vabbè, non è che, cioè, l'unico problema è che effettivamente arrivarci era un po' un casino, perché c'erano davanti gli inglesi del sud. Cioè, che poi in realtà cioè, non è che avevano chissà che risorse. Cioè, non sembra che, wow, cioè, tipo, non erano tipo così tanto equipaggiati o roba del genere. Solo che continuavano a mandare unità tipo a nastro, come se non ci fosse un domani. Quindi, cioè, guardandole così sono ridicole. Cioè, poi questa proprio è patetica. Cioè, gli mandavo un paio di unità, veramente li ammazzavo, ma vabbè. Ok, buona sapessi. Va bene, ragazzi, quindi per questa missione direi che è tutto. Noi ci rivedremo nella prossima qualche volta, tra qualche tempo, perché, tra virgolette, dovrò un po' vedere quando farla uscire la prossima. Però sono sicuro che non sarà per niente facile, perché me la ricordo abbastanza bene quest'altra missione. Sarà veramente rognosa. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!